Scusami. Sono Capitan Mac e questo è il programma delle 8. Ora, per entrare nello spirito natalizio, ecco qualche canzone di Natale. Si parte! Ian! Ciao! Ciao! Che cos'è questo profumino? Come sta il mio bellissimo tesoro? E tu, come stai, piccolo mio? Il piccolo ha una fame da lupo. Bene, allora siamo i tre. Amore, hai comprato della birra? È sul ripiano in alto e ti ho messo la posta sul tavolo. Ok. C'è una lettera per te indirizzata a Killian Wood. Bene. Nessuno mi chiama così da quando ero bambino. Sembra il nome di una rock band di sfigati anni 70. Io invece credo che sia raffinato. Dunque, c'è una novità. Leggi. È il testamento di mio padre. Contro ogni pronostico ha lasciato tutto a me, Zack. Tutto. Tesoro, è fantastico. Già. Guarda come viviamo. Avrebbe potuto aiutarci in qualsiasi momento, ma non l'ha mai fatto. Stronzo egoista. Ma ci sta aiutando adesso? Proprio così. E ora che succederà? Ora dovremo farlo autenticare. Non è una prassi lunga. No? Ehi. Cos'hai? È solo che... Non è una bella notizia. Sono felice, è solo che... non voglio che ci siano problemi. Non preoccuparti. Vedrai, andrà tutto bene. Ok? Hai ragione. Lei ha ragione. Ha ragione. Avremo una casa tutta nostra prima del parto. Questi dolori li ha solo di mattina? No, ce li ho sempre. Sono come pugnalate. Ha anche delle perdite? No. C'è qualcosa che non va? Il feto sta ottimamente. Il battito è forte. La posizione nell'utero è corretta. Non potresti stare meglio di così. Ne è assolutamente certa. Volete dare un'occhiata? Sì. No. Se vuoi scoprire il sesso, rovinerai la sorpresa. Che male c'è? Ian, le dispiace se parlo un momento da sola con sua moglie, per favore. Si figuri. Grazie. Ti amo. Anch'io. L'aiuto. Allora, siamo sole. Ho il terrore che qualcosa vada di nuovo storto. È normale provare questo dopo un aborto spontaneo e i suoi conseguenti problemi, capisce? Per dirlo in modo delicato, dottoressa. Sta ancora prendendo il litio? Sì, ma presto vorrei smettere. Io ho la sensazione che sia quello a causare i dolori che provo e temo che faccia male al bambino. Ne abbiamo già parlato quando è rimasta incinta. I rischi sono molto, molto remoti. Fintanto che i livelli di litio nel suo sangue continuano a restare nella norma, lei e il suo bambino sarete al sicuro. Ma... mi creda, è importante che continui con il farmaco. Ma, dottoressa, non ne ho più bisogno. La mia mente sta bene, è il corpo invece che sta male. Capisco quello che sta provando. Ma sospenderlo adesso potrebbe far ricominciare le allucinazioni e i terrori notturni. Non mi importa di me stessa. Il mio bambino è tutto ciò che conta. La salute del feto dipende dalla sua. Voglio che mi prometta che non smetterà di prendere le pillole. D'accordo. D'accordo. Brava. Amore, tutto bene? Sì. È nausea mattutina? No, è solo dolore. Dolore.
Il piccolo o la piccola non ti dà tregua. È diverso dall'altra volta, eh? Sì, lo è. Te la senti di pranzare con mio fratello? Mm-hmm. Starò bene. E poi non vedo Zack da una vita. Non ho neanche conosciuto la sua fidanzata ancora. Oh. Dimmi com'è. È un po' volgare. Mm-hmm. Ma a lui piace. Vado di là. È un piatto molto particolare. Come si chiama? Feijoada. Adoro questo piatto, è squisito. È brasiliano, tipico della zona da cui vengo io. Viene fatto col maiale. Orecchie, ginocchia, salsicce. È un piatto molto forte. Spero che non sia troppo piccante per te. Tesoro, il piccante è la mia specialità. L'immaginavo. Non mangiavamo così bene da quando eravamo piccoli, vero? Questo piatto è fantastico. Quando il vecchio ci ha portati qui, mamma non cucinava un granché. Aveva tempo soltanto per pedicure e lezioni di tennis. I vostri genitori andavano d'accordo o in genere litigavano? Fai sempre le domande più stupide. Va a prendermi un'altra birra. Possiamo pranzare in pace, per favore. Prendene ancora un po'. Basta con le orecchie di porco. E tu, Lorena, ne vuoi ancora? Meglio di no. Già, meglio di no, perché sta diventando grassa. Non ascoltarlo. Hai un aspetto fantastico. E tu, tesoro? Sì, beh, io mangio per due. Già, tu mangi per due. Allora, ragazzi, sapete già se è maschio o femmina? No, vogliamo che sia una sorpresa. Sorpresa? No, 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 amore, non dovresti, non dovresti. Non lo bevo. Voglio solo proporre un brindisi. Bene. A cosa brindiamo? Famiglia, amici, il bambino. Le solite cose, no? Mm-hmm. E ovviamente alla grande notizia. Salute. Quale grande notizia? Ah, hanno trovato il testamento. I soldi arriveranno presto. Il padre ha lasciato tutto a loro. Zack, perché non me l'hai detto? Perché non sono affaracci tuoi. E non è ancora ufficiale. Non è ufficiale. Stai bene? Amore, stai bene? Sì, sto bene. Scusatemi. Vuoi spiegare perché ti sei comportato così? Ricordati che sei in casa mia. E questo che significa? Che bisogna di sbrigare tutto a bianca su affari nostri. Non la riguardano. È mia moglie. Sì, ma è anche un cazzo di caso. Zack ha detto che c'è la piscina, così ho portato il costume. Posso andare? Lascia stare, capito? Sì, certo. Vengo con te. A quanto pare Zack e Ian non hanno avuto una bella infanzia. I genitori si sono separati quando erano ancora ragazzini e non hanno più parlato col padre da allora. E comunque gli ha lasciato lo stesso i soldi. Che strano. Non lo so. Alla fine la famiglia è tutto quello che conta. Ian non fa altro che dirlo. Ian è davvero affascinante. Zack invece è quasi sempre lunatico e irascibile. Sì, l'ho sentito litigare con Ian poco fa. Era furioso perché Ian mi ha detto del testamento, ma perché non avrebbe dovuto? Non ha alcun senso. Non saprei. Zack detesta tutti quelli che chiamano in causa la sua famiglia. Ma io sono la sua famiglia, Lorena.
Dobbiamo assolutamente chiamare l'idraulico, l'acqua è torbida. Lo so, amore, è da un po' che volevo farlo. L'idraulico, l'elettricista, chiama tutti. Non funziona niente in questa casa. Allora, credi che Lorena sia più carina di me? Cosa? Tesoro, in una scala da 1 a 10, tu sei 11 e lei 2. Sei tu che hai detto che ha un aspetto fantastico. Mio fratello faceva lo stronzo e io ero carino. È stato bello avere qualcuno con cui nuotare oggi. Tu credi che tornerebbe qui? Vorrei invitarla. Certo. Passi troppo tempo da sola. Ti serve un'amica. Dove sei? Ian, per caso hai notato una ragazza strana che si aggira da queste parti ultimamente? Di chi stai parlando? C'è una ragazza, continuo a incontrarla. Ha qualcosa nello sguardo che mi dà i brividi. Credi che viva qui? Non lo so. È una bambina? No, avrà 20 anni. Piccola, magra, stile dark, si veste di nero. Sempre truccata in modo strano. Questa è la nuova auto di cui ti parlavo. È molto sicura, voglio comprarla. Ti ascolto. Sui 20 anni, vestita di nero, magra, trucco da pazza. È che non mi sembra così spaventosa. Ti ho solo chiesto se l'hai vista. No, non l'ho vista. Ciao. Amore, ascolta, mi dispiace da morire, ma devo fermarmi qui fino a tardi. Ho ancora parecchio da fare. Mi avevi promesso niente più serate al lavoro. Non è colpa mia. Mi sento così sola qui. Lo so. Mi farò perdonare, ok? Contaci. Ora devo andare. Ti amo. Ciao. Ti amo anche io. Senza litio, le allucinazioni potrebbero intensificarsi e in casi estremi anche sopraffarla. Se non prenderà il farmaco, potremo essere costretti a ricoverarla. Senza farmaci, potrebbe non riprendersi mai. Bianca. Amore, sai dove ti trovi? Bianca sa dove si trova. A
ha avuto un aborto. Il bambino non ce l'ha fatta. Il bambino non ce l'ha fatta. La buona notizia è che la sua patologia può essere curata. Il tuo bimbo morirà. Ian. Ian. Amore, sei tu? D'accordo. Su, vieni. È tutto a posto. So quello che ho visto, Ian. Credo che si tratti della ragazza che mi segue. E che cosa dovrebbe fare in casa nostra, Bianca? Guarda. Guarda. C'erano impronte di piedi. Erano proprio qui. Vuoi che chiami la polizia? Immagino che non serva. Bene. Che cosa c'è? Si tratta del bambino. Le cose sono cambiate tra noi da quando sei rimasta incinta. Tu lo vuoi. E Dio sa quanto lo voglio anch'io. È vero, lo voglio. Sono solo preoccupato. Per la tua salute. Intendi la mia salute mentale, vero? Io voglio questo bambino più di ogni altra cosa. Perderne uno è stato devastante, non perderò anche questo. Ma devi continuare a prendere le pillole. Ok.
Che cosa vuoi? Perché mi perseguiti? Perché mi perseguiti? Sta lontana da me! Il tuo bimbo sta morendo. Sta morendo! Amore. Stai bene? Amore. Temi che possa impazzire di nuovo. Vieni qui. Devi solo continuare a prendere le tue medicine, ok? Quasi fatto.
vuole il tappo di serie, questo è il modello migliore. Questo qui? Esatto. Sì, bene. Ian. Bianca. Bianca, aspetta! La stavo consolando! È così che si dice adesso, consolare! Si è presentata nel mio ufficio singhiozzando. Non la smetteva di parlare di Zack, stava facendo una scenata. L'intera concessionaria ci... Ti ho visto! Tu la stavi abbracciando! Sì, l'ho fatto. La stavo abbracciando perché era fuori di sé. Lui l'ha picchiata, Bianca. L'ha picchiata. Era spaventata. Io cercavo solo di calmarla. Che altro avrei dovuto fare? Che altro avrei dovuto fare? Amore. Sembra tutto così. Io ho bisogno di te. E mi avrai sempre con te. Sarai sempre il mio amore. Ok? Ok. Te lo prometto. In apertura questa sera un aggiornamento sul caso della persona scomparsa che stiamo seguendo ormai da diversi giorni. La polizia è ancora alla disperata ricerca della 21enne Sarah Randolph. La Randolph è stata vista per l'ultima volta 4 giorni fa mentre lasciava il lavoro... Che c'è? È lei! Chi? La ragazza è alla TV! Ian! Cosa? La ragazza che mi segue, la sua foto era al telegiornale, scomparsa. Perché dovrebbe seguire te? Non lo so, ma era lei, io ne sono certa. Allora che cosa vuoi fare in proposito? Non lo so, dirlo alla polizia. Vuoi davvero chiamare la polizia? Beh, se è scomparsa non è un mio, come si dice, dovere civile? Sì, denunciarla. Sì, lo sarebbe, ma tu vuoi davvero chiamare la polizia? Voglio dire, lei ti ha chiesto aiuto, forse? No, non ha detto niente. Allora perché chiamare la polizia? Che deve fare, mandare una squadra di detective a farti partorire? Potrebbero essere degli esperti. Non credo che arrivino fino a questo punto. D'accordo, ma se quella continua a seguirmi, allora al diavolo, chiameremo la polizia. Chiameremo la polizia. Ok. Davvero. È qui per la ragazza? Sì, volevo soltanto sapere se era tornata. Da dove viene? Qualche isola? Nicaragua? Brasile. Brasile. Rio de Janeiro, eh? Sì, vicino Rio. Ok, Miss Rio de Janeiro. È un'amica di Sara? Sì, lo sono. Io non credo proprio. Non è il tipo. Aspetti! Lei vive qui? L'appartamento è mio e anche gli altri 4 che stanno di sopra. La prego, è molto importante che trovi Sara. Ho già detto alla polizia tutto quello che so. La prego, signore, io...
Senta, le piacciono i gatti? No, non molto. Bene, anche a me, ma la sua amica me ne ha regalato uno. È fuori di testa, ma ama i gatti. Me l'ha regalato poco prima che scomparisse. Perché? Temeva che le potesse succedere qualcosa? Su, lo prende in braccio. Tenga, tenga. Se lei si prende il gatto, io le racconto tutto quello che ho detto ai poliziotti. Non posso portare un gatto a casa. Beh, è un peccato. Probabilmente lo farò sopprimere. E va bene, lo prendo. Siete proprio due belle amicette. Va bene. L'ultima volta che ho visto Sara, stava cercando un avvocato. Credo che si fosse cacciata di nuovo nei guai, ma mi disse... Non quel genere di avvocato. Sto facendo la scalata sociale. Dopodiché mi ha dato il gatto. Non so che avesse in testa. Era sempre... Sa... È tutto? È tutto, è tutto. Ma sa che c'è? Voglio darle anche una di queste, oltre al gatto. Buon Natale. La prenda. Starà bene sull'albero. Grazie. Quanto costa? Niente. Grazie. È un piacere. Arrivederci. Adesso ti porto nella tua nuova casa. Ora prendiamo le chiavi. Sei proprio un bel gattino. Bravo, gattino. Ecco, siamo arrivati. Aspetta, aspetta! Che ti prendo? Scusi, ha perso qualcosa? Perché mi sta seguendo? Detective Williams, polizia di Savannah. Perché non parliamo davanti a un caffè? Andiamo. Le dice niente il nome Sara Randolph? Sì, sì, lo conosco. Le ha dato lei l'orecchino? No. È andata a trovarla la notte che è scomparsa? No. Può spiegarmi perché la sua auto era parcheggiata di fronte al suo palazzo la notte in cui è scomparsa? Non ne ho idea. Non c'era lei a casa sua quella notte? No, non io. Ecco a voi. Prego. Come descriverebbe la relazione tra lei, suo marito e Sara Randolph? Non la conosciamo, non c'è alcuna relazione. Riconosce questo posto? Questa è la casa della famiglia di Ian a Hilton Head. Questo è Ian, Zack, i loro genitori. Sa chi sono queste persone? Non saprei. Sara Randolph e sua madre Elsa, la governante. Elsa è stata la governante della famiglia per più di 20 anni. Poi venne licenziata. Si trasferì ad Atlanta e morì poco tempo dopo. Suo marito non gliel'ha detto? No, Ian non parla mai della sua infanzia. Sua madre è morta e lui non era legato al padre. Non si sono mai parlati, neanche prima che lui morisse. Lei non sa niente di Sara? No. Eppure quando l'ho nominata le ha ricordato qualcosa? Ho visto la sua foto al telegiornale. Mi è dispiaciuto per lei. Tutto qui? Sì, tutto qui. E l'orecchino? Lo sa che ne aveva uno uguale, vero? L'ho trovato in un negozio ieri e mi ha attirata. Non lo so, forse l'avevo già visto su di lei. Su di lei? Sì, nella foto al telegiornale. Sono stanca, voglio andare a casa ora. L'accompagno. Signora Wood, perché ha tanta paura? A me può dirlo? Non so di che cosa stia parlando. Ne è sicura? Sì, sono sicura. Signora Wood, a molti in questa città non importerebbe di una come Sara Randolph. La povera figlia di una cameriera potrebbe anche non esistere. Forse noi non siamo come quelle persone. Buona fortuna per il bambino. È una benedizione.
Ecco dov'eri. Micetto, torna qui. Micetto. Finalmente la luce. Ehi, allora, ci sono buone notizie. Abbiamo il mandato per sfrattare gli inquilini. Che diavolo sta succedendo? Di che parli? Sono tua moglie, stiamo per avere un bambino. Se c'è qualcosa che non va, devi fidarti di me e dirmelo. Ok, ti ascolto. Sarah Randolph. Cosa? Ascolta. La polizia mi ha mostrato una foto di te, Zack e Sarah. Scusa, non sentivo il nome Sarah Randolph da anni. Era la figlia della governante. Perché la polizia ti ha mostrato la sua foto? È la ragazza scomparsa, proprio quella che mi perseguita. Cosa? Sì, e credo che sia morta. Come fa a perseguitarti se è morta? Mi ha condotta in un posto tremendo, è stato orribile. Se è morta, come può condurti da qualunque parte, Bianca? È stato il suo fantasma. Vuole qualcosa da me. Non so cosa, non so perché abbia scelto me. Forse perché ti conosceva da quando eravate bambini e sente di potersi fidare. Ok, Bianca. Stai prendendo le medicine? Cosa c'entrano con questo? Quando hai smesso di prenderle? Non è importante. Quando? Soffrivo, credevo che le medicine facessero male al bambino.
Oh mio Dio. Te le stai immaginando queste cose? Ok. Hai di nuovo le allucinazioni. So, quello che ho visto era reale. Tu sei convinta che fosse reale, ma quello che hai visto, credimi, non esiste. È come dopo l'aborto. È per questo che ti hanno prescritto quelle medicine. Devi ricominciare a prenderle, subito. O ti rinchiuderanno di nuovo in ospedale. Ho ricominciato a prenderle. Bene, perché noi non vogliamo che la polizia ti porti via il bambino. Non possono farlo. Tu non glielo permetteresti. Potrei non avere scelta. Se continui a parlare così, devi convincerti che i fantasmi non esistono. Devi smetterla di dire certe cose. Devi smetterla con questa storia. Per il bene di tutti. Io non ce la faccio. Cos'ho che non va? Sta tranquilla. Andrà tutto bene, vedrai. Vieni. Vado a prepararti un tè. Bevi questo. Ancora un sorso. Forza, ancora un altro. Ian, la nostra auto era fuori dal palazzo di Sara. La notte che è scomparsa. La nostra auto. Ho fatto un sogno assurdo, amore. Ero incinta di nostro figlio. Non farti strane idee, tesoro. Non mi serve un'altra donna incinta. In questo momento. Non mi sento tanto bene. Cosa? Non mi sento bene. Ehi, ma dove vai? Che stai facendo? Ehi, torna a letto. Lorena! Ian. Ian, brutto figlio di puttana! Cosa? Te la scopi, vero? Ferma! Come hai potuto? Fermati! Ti ho visto mentre ti scopavi Lorena! Stavo dormendo sul divano! Ferma, ferma! È stato un incubo! Era solo un incubo! Ferma! Era solo un incubo! Va tutto bene! Forza, torniamo a letto. Ok. Torniamo a letto. Devi fare panico. Devi fare panico e non morirà.
Lascio mettere la roba qui a tutti i miei inquilini. Questo era il suo. Vediamo se si apre. È sicuro che non è un problema? Non vorrei metterla nei guai. La polizia mi ha detto di non fare entrare nessuno nel suo appartamento. Avrebbero dovuto essere più chiari. Che cosa cerca? Non lo so ancora. Cos'è questo? Ultime volontà di Alan Wood. Mia figlia, Sarah Marie Randolph. Non è quello che si aspettava, eh? Se non gliel'hai detto tu, come cazzo fa a saperlo? Non lo so. Magari parli durante il sonno? Sono sollevata che lo sappia. Non lo so. L'ho convinta di esserselo immaginato. Beh, prima o poi dovrei dirglielo. Non sono disposta ad aspettare ancora a lungo. No. No, è stato un errore, Lorena. A me non è sembrato un errore. Non a giudicare dalle tue urla di gioia. Non l'avevi mai fatto così, vero tesoro? Sai, potresti tranquillamente farlo così ogni notte per il resto della tua vita. Non posso sopportare un minuto di più quel bastardo di tuo fratello. E tu non puoi volere davvero tornare da quella pazza forestiera. Se non glielo direi tu di noi, lo farò io. Chiudi quella cazzo di bocca. Che succede qui? Zack, che cosa ci fai a casa, tesoro? Devo parlare di alcune cose con mio fratello. Oh, di quali cose? Sta zitta, lurida troia. Vai in camera da letto. Vaffanculo, eh? Che ti ho detto? Vattene! Sparisci! Resta in camera da letto! Che cosa c'è tra voi due? Te la scopi? Eh? Niente. Tu te la prendi anche quando non succede niente. Esattamente come con i poliziotti. Niente. I poliziotti ci hanno collegati a Sara. E allora? Qual è il problema, eh? Tutto perché tua moglie non sa tenere chiusa la sua cazzo di bocca. Vede i fantasmi. Credi che qualcuno possa dare ascolto a quello che dice? Sì. Se l'avvocato si ritira, siamo fottuti. Perciò vedi di farla tacere o ci penserò io. Non minacciare mia moglie. Vaffanculo, Ian. Non siamo più bambini, Zack. Già, non più. Io ti spacco la testa. Così potrai tenerti tutti i soldi.
Pronto? Bianca, dobbiamo assolutamente incontrarci, ho un sacco di cose da dirti. E va bene, non devi dire niente, ascolta e basta. Ian vuole lasciarti per me. Vaga punta ordinaria. Vose vignan... Amica, oh. Vose na. Parla la mia lingua, non capisco una parola. Ho detto che sei soltanto una puttana. Oh, io e Ian ce ne andremo non appena arriveranno i soldi. No, hanno mentito, non ci sono soldi. Ho trovato il vero testamento. Il padre ha lasciato tutto a Sara. La loro sorellastra. Quel testamento è falso. Quello che Ian ha detto di te... Lorena. Lorena! Lorena. Potrei sbagliarmi su suo marito, ma la sua versione è molto convincente. È qui? Nella stanza accanto, sta collaborando. Ci ha detto che lei era gelosa di Lorena. Li accusava di avere una relazione. Ha fatto qualche minaccia. Nessuna minaccia. Dice che ha smesso di prendere i farmaci, il che le fa immaginare certe cose. Sta prendendo il litio oppure no? Sì. Sì, lo prende? Sì. No. No, non lo prende. Si sente bene? Mi vengono delle fitte, è per questo. Si spieghi meglio, per favore. Niente. Non è niente. Ok. Da quanto emerge dai tabulati telefonici, si trovava ai Savannah Gardens quando Lorena l'ha chiamata. Quello era il quartiere di Sara Randolph. Ah, sì? Senta, le ho già detto che non ho a che fare con Sara. Sono sospettata. Mi serve un avvocato, perché se non è così vorrei andare. Mi ascolti, non so a che gioco lei e suo marito stiate giocando, ma se fossi in lei starei molto attento. Ho già due cadaveri per le mani, non ne vorrei un terzo. E ho ancora una ragazzina incinta scomparsa. Come incinta? Sì, Sara Randolph era incinta di 3 mesi quando è scomparsa. Nei brevi giorni della sua vana esistenza che egli trascorre come un'ombra, tutti sono diretti verso la stessa dimora. Tutto è venuto dalla polvere,
e tutto torna alla polvere. Come uscito nudo dal grembo di sua madre, così se ne andrà di nuovo, come era venuto. E dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portar con sé. Chi mai può indicargli come avverrà? Nessun uomo è padrone in assoluto del suo soffio vitale tanto da trattenerlo, né alcuno ha potere sul giorno della sua morte. L'uomo, per nessun motivo al mondo, sarà mai in grado di scoprire le ragioni di quanto si compie sotto il sole. Sia lode al Signore nei secoli dei secoli, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltami, è la tua ultima possibilità. Uccidi Ian. È ora di andare, Bianca. Andiamo. Non voglio venire con te. Scusami. Ho paura di quello che potrei farti. Su, sali in macchina. No, devo andare in un posto sicuro per il mio bambino. Molto lontano da tutti voi. Sali in quella cazzo di macchina. Io so tutto, Ian. Ho visto il vero testamento. Sara era la tua sorellastra. Vostro padre le ha lasciato tutto. E tu l'hai uccisa per i soldi. Hai ucciso anche tuo fratello. Dov'è? Dov'è quel dannato testamento? Bambino. Nessuno cerca di portarle via il bambino. Si calmi. Ci siamo. Respiri, Bianca, respiri. Stia calma, signora. Cerchi di rilassarsi. Pressione in calo. Pensa. Dobbiamo fare qualcosa. È in emorragia.
magia. Stia calma, Bianca, respira. Respiri profondamente. Coraggio, coraggio, signora. Stavo sanguinando. L'abbiamo fermato. È molto fortunata. Il bambino è salva. Salva. Oh, Bianca, mi dispiace, me ne ero dimenticata. Sentivo che sarebbe stata femmina. Continuava a ripetere che qualcuno voleva portargliela via. Chi crede che sia? Non dica a Ian che sono qui. Ne andrebbe della mia vita. So che sembra una follia. E so di aver avuto dei problemi in passato, ma dottoressa deve credermi. È tutto vero. Andrà tutto bene. Ti ho portato un cambio. La dimettiamo sotto la sua responsabilità, ma dovrà assicurarsi che prenda il litio. Altrimenti le allucinazioni e i terrori non accenneranno a smettere. E Dio solo sa che cosa potrebbe succedere a lei e al bambino. Capisco. Mi assicurerò che lo prenda. Grazie. Più. Ti prego, perdonami. Aiutami, ti prego. Farò tutto quello che vuoi. Ti prego. Ti farò stare meglio. Ma guarda cosa hanno fatto a me. Erano così spietati. Poi il mio bambino mi ha svegliata. No! Per
Perché è viva? Come fa a essere viva? Erano i miei fratelli. Li ho scongiurati. Stai indietro. Adesso ci penso io. Li ho pregati per il mio bambino, non per me. Li ho pregati di non uccidere mio figlio. Ma non mi hanno ascoltato. Non mi hanno ascoltato. Devi pensarci tu adesso. Devi vendicare mio figlio. Bianca, dove sei? Sono qui, dove hai ucciso Sara. Ho con me il testamento. Se non vieni, andrò alla polizia. Arrivo. Completamente pazza. Ha detto che devo fare a te quello che tu hai fatto a lei. Non farlo, Bianca. Non farlo. Non farlo, Bianca, ti prego, ti scongiuro. Non farlo, maledizione. Se non lo faccio, Sara si prenderà la mia bambina. Non farlo, ti scongiuro, non lo fare! Non farlo, ti prego! Fermati! Ti scongiuro, fermati! Ti prego! Non avevo scelta! L'ho fatto per noi!
L'ho fatto per il bambino. No, non è vero. Io ti amavo. Ho rinunciato a tutto per te. I soldi non mi servivano. Credevo che fossimo felici. Volevo solo che fossimo una famiglia. E tu hai rovinato tutto. Mi dispiace. Stronza, maledetta. Credi che io volessi tutto questo? Credi che volessi davvero ucciderla? Ho provato a parlarle. Ho cercato di farle capire in tutti i modi cosa ci avevano fatto. Che i soldi appartenevano a noi. Ma lei non ha voluto saperne. E tu... tu ti sei messa in mezzo. Potevi lasciare le cose come stavano. Dov'è il testamento? Dov'è quel dannato testamento? Aiutami! Non c'è nessuno che possa aiutarti! Non c'è nessuno lì! Dov'è il testamento? Avevi promesso! Il maledetto testamento! Tu hai ucciso il mio bambino. Bianca, non farlo! No! Continua ad evolversi dopo la scoperta della scorsa notte sotto al molo del fiume Savannah. Il 31enne Ian Wood è stato ucciso nel corso di uno scontro con la moglie Bianca e la polizia. Ian era il principale sospettato di 3 omicidi, incluso quello della sua sorellastra Sarah Randolph. Sua moglie Bianca Wood, incinta di 5 mesi, è rimasta ferita e rimane in condizioni critiche, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La polizia ha dichiarato di aver trovato resti umani sotto al molo e ha confermato senza ombra di dubbio che si tratta dei resti di Sarah Randolph. Il portavoce del Dipartimento di Polizia sostiene che... 24 anni, ferita da arma da fuoco alla spalla sinistra, contusioni sul viso. La polizia crede che sia stata aggredita, probabilmente dal marito. Il feto sta bene, segni vitali nella norma. Bianca sa dove si trova. Bianca. 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 Guarda che cosa vedo. Bianca. Si trova all'ospedale. Ci prenderemo cura di lei adesso. Stia tranquilla. La bambina sta bene.